come io volevo chiederti qualcosa rispetto alla Brasile, alla tua esperienza. Te italiano sei andato in Brasile, come sì. mai e soprattutto com'era la condizione del popolo brasiliano? I poveri, una donna che per la, fatti la pulizia dalla mattina alla sera, una badante là che faceva tutto, non badante, che dico badante perché la donna di casa, di servizio, faceva da mangiare, faceva pulizia, li lavava, ci vendeva, ne parlava, dormiva in un angolino, e pagavano $50 al mese, dando il piatto di minestra. Adesso ne danno 150, 100. Lavorano per niente, gli operai. Gli operai brasiliani lavorano per mangiare un pezzo di pane e fanno dei grandi edifici. Per questo la Fiat è là che fa le macchine là che costa meno. Per questo vanno fuori a costa meno. Voglio che gli italiani, ma anche loro, lavorino per un pezzo di pane. Hai capito? Se non capite, se non si capisce questo, veramente qui non c'è più, quasi più sinistra. Come si esce da questa situazione di difficoltà? Come... Prima di tutto capendo bene. Allora, ci vuole un po' di logica, mi sembra. Senso critico, intuizione e logica, avere una logica della vita, sapere ma perché, ma perché, ma perché, e la curiosità, ma perché. Allora io che conosco bene il popolo li voglio bene come bambino, perché è un bambino, e si lascia illudere e muore imbrogliato da questi imbecilli che si chiamano imbonitori, muore, e non si può fare. L'unica cosa... Non andare dietro quei discorsi che siamo andati, che sono andati la sinistra, pensando che sono tutti là uguale. La sinistra, buona, muore e vive semplicemente perché può perfettamente vivere semplicemente con il suo popolo e vivere decentemente. Non c'è bisogno di potere. Io vi sguardo, sono sempre stato la sinistra, sto morendo di fame. Lui, ora, mille volte ho passato vicino alla morte. Io volevo capire meglio alcune cose rispetto alla tua vita, no? Te sei stato in Brasile, mi hai raccontato anche prima di questa intervista, anche quando ci siamo incontrati fuori da qui, di una situazione di difficoltà, ma che... Sono andato in Brasile clandestino, ho preso una nave, che sono marinaio, mi sono imbucato in una nave, mangiavo e bevevo bene perché sapevo, chi pensava che ero parte di dietro. Sono arrivato in Brasile, sono sceso, ho trovato gente, gli italiani là che mi hanno aiutato, mi hanno aiutato molto. E dopo poco tempo sono andato là in teatro a fare prima illuminazione, prima elettricità, ho fatto l'installazione elettrica di un teatro, e poi perché sono elettrotecnico, e poi ho fatto le luci, e più anche l'aiuto regista. Sono stato 20 anni, 30 anni lavorando in teatro, assieme agli intellettuali, agli artisti, e facevamo prevalentemente spettacolo politico, prevalentemente per l'altro politico. Hai capito? Per capire queste cose è molto difficile. Io ho provato qualche volta a spiegare. Ma se, dimmi. Sei tornato in Italia, che ricordo hai del Brasile? Meraviglioso! Meraviglioso, perché mi sono sentito uomo assieme ai brasiliani, e i brasiliani mi rispettavano perché un italiano che lotta per la sua terra è da rispettare, come se vedessi qualcuno qua, un francese, che lotta per gli operai. Mi volevo molto bene, sono stato molto ben trattato, ho fatto una bella vita tutto. Cosa pensi di Berlusconi? A parte ce l'hai già detto. Io penso che è un pagliaccio. Penso che un pagliaccio mi fa pena, che fa una vita stupida, morirà male, come tutti i delinquenti come lui. Pensare che con 7-10 televisioni ha fatto il lavaggio cerebrale a tutti, hanno votato Berlusconi in massa. Ci è andato il Corriere a questo povero diavolo. Ultima domanda. Israele-Palestina, da anni in quei territori c'è una condizione di occupazione, gli israeliani hanno occupato la terra dei palestinesi e la speranza di una pace sembra lontana. Cosa pensi della situazione che c'è in Medio Oriente? Io penso una cosa, che gli ebrei sono stupidi, come sono stati sempre stupidi, sono la peggiore manifestazione del capitalismo. Non penso solo che sono. Sono sempre stati massacrati, corti, massacrati. E come va il mondo? Saranno massacrati un'altra volta, perché gli arabi hanno tanta rabbia di loro che li distruggeranno. Di conseguenza sarebbe meglio che qualcuno cambiasse il governo, mettesse un governo un pochino meno idiota e fare la pace con i palestini. E vi potevano vivere molto bene perché gli arabi sono brava gente, molto brava gente.
Ringraziamo Nadir Gemelli per l'intervista che ha rilasciato a Dada Virus.